O il caso della Rimar o i miteni
nel Boscola e poi nell'Agno che arriva comunque qua giù, e così via, potremmo andare avanti fino a tutta la pedemontana veneta. In queste zone pedemontane noi abbiamo una zona di sottofondo ghiaioso che individua quello che viene chiamato l'acquifero indifferenziato, che vedete quella linea rossa a sinistra della linea rossa. A sinistra della linea rossa avete proprio questo acquifero indifferenziato. Questo acquifero indifferenziato fa sì che quando qualcuno inquina in quella zona, l'inquinamento non resta solo sull'acqua superficiale, ma va a finire nella falda, e inquina le falde, e l'inquinamento ritorna fuori nei corsi d'acqua, nella linea delle risorgive, e quello più profondo continua a inquinare le falde che alimentano i pozzi, compresi i pozzi degli acquedotti. Questo è il risultato di questo inquinamento diffuso nella zona pedemontana. Vedete in giallo le fabbriche poste in quella zona che inquinano tutto il territorio. Ora, questa situazione ha caratterizzato il nostro territorio, perché le concerie, le galvaniche, le piccole attività metallurgiche, verso Bassano le ceramiche, in altre parti le industrie tessili, le industrie chimiche, sono tutte in questa fascia e hanno determinato questo inquinamento. Qui vedete proprio il percorsi in grigio, ma anche quelli in giallo, come questo o come questo, che indicano in grigio gli inquinamenti soprattutto da solventi clorurati, e in giallo quelli da cromo. Vedete, quelli da cromo sono 76, 77, quello del 76 riguarda la zona tra Vicenza e Cittadella in provincia di Padova, quello del 77 riguarda una zona sotto Schio. In grigio avete tutta una serie di inquinamenti degli anni 70 da composti organici volatili, che in particolare erano dei solventi, trielina, tetracloruro del carbonio, eccetera, sono usati in quasi tutte le attività. Ora, io ho cominciato a occuparmi di queste cose negli anni 70, quando mi occupavo di inquinamento da soprattutto concerie, e qui vedete, questo lavoro è del 78 su Sapere, quello a fianco, Quaderni del Sile, è dell'83, si parla proprio di come l'inquinamento delle concerie, che non riguarda soltanto la zona di Campo Ardignano, ma le concerie arrivavano e arrivano fino qui, fino a tutta l'asta del Fratta, hanno determinato una situazione gravissima. Ora, per i più giovani, lo dico soltanto perché, così come curiosità, tutti conoscete, penso, lo stato del Fratta. Bene, pensate che prima delle concerie, sul Fratta c'era chi andava a raccogliere i gamberi di fiume, e c'erano attività di pesca e gente che viveva di pesca lungo questo fiume. Ora capite quanto abbiamo cambiato, come abbiamo alterato la situazione. Ora, proprio in questo teatro, nell'82, abbiamo svolto un convegno organizzato da Italia Nostra, proprio che metteva in luce, lo vedete lì, l'andamento sotto, dell'inquinamento che, partendo dalla pedemontana, seguendo i corsi d'acqua, arriva fino al mare. E abbiamo avuto situazioni periodiche di impossibilità di avere balneazione accettabile nella zona sotto Chioggia fino alle zone della provincia di Rovigo, perché i liquami portati dall'Adige e dal Brenta determinavano una situazione di non balneabilità. Ma per risolvere questi problemi cosa è stato fatto? Per le concerie hanno prima fatto i depuratori. I depuratori hanno semplicemente concentrato in un unico punto l'inquinamento, ma non riuscivano a risolvere alcuni parametri come quelli riportati qui, per esempio cloruri, solfati, ma anche cromo, ma anche inquinamento microbico. Quindi sostanze, i microrganismi patogeni. Per risolvere tutto questo cosa si fa? Si fa un tubo. Il tubo non fa altro che incanalare gli inquinanti dei vari depuratori, e dove li porta? Qui a Colonia.
Il risultato è che qui l'inquinamento cresce enormemente. Per evitare questo si vuole diluire, ma le norme dicono che bisogna intervenire a monte, non con la diluizione a base, ma questo viene ignorato. Tra l'altro l'uso dei mega depuratori era un modo per deresponsabilizzare le singole aziende e con soldi pubblici creare una situazione per cui diventava responsabile dell'inquinamento il depuratore, quindi la struttura pubblica. Quindi il pubblico doveva controllare se stesso, ma deresponsabilizzava completamente i veri inquinatori che erano le aziende. Ora, tutto questo è un meccanismo, come al solito, che con i soldi pubblici, cioè nostri, si evita di avere, di chiedere i soldi al privato e il danno lo paga lo stesso che ha tirato fuori i soldi. Ma questo è un purtroppo sempre più spesso vero. Cosa succede nel frattempo? Che sempre negli anni 70 succede un altro grave inquinamento che non riguarda più la vallata del Chianco d'Arzignano, ma riguarda la Valle del Lagno, e in particolare riguarda un inquinamento che viene fatto da un'azienda di Trissino che si chiama RIMAR, che vuol dire Ricerche Marzotto. Le sigle sono semplicissime. La Ricerche Marzotto, che si occupava di sostanze chimiche per coloranti e quant'altro, fa a un certo punto anche dei composti che servono come precursori di altri, in particolare intermedi per pesticidi, il trifluralin, composti perfluorati derivati, che sono gli anticipatori di quelli che saranno i composti tipo PFAS di cui si è parlato, e intermedi farmaceutici. Ora, per quanto riguarda gli intermediari, questi composti intermedi, la RIMAR passa da 200 tonnellate nel 73 a 2500 tonnellate l'anno nel 1980. Immaginate una produzione di 2500 tonnellate, che tipo di ripercussione ha sull'ambiente come materiali di scarto. Nel 77, ecco qui i giornali di allora, Sovizio e Creazio e Monteviale da oggi senza acqua potabile. Perché? Perché i precursori del trifluralin erano arrivati in maniera massiccia lì. Tenete presente che l'inquinamento va nel boscola, se sapete, che lo sappiate, ma non segue il corso d'acqua, segue la falda e passa sotto le montagne e arriva alle porte di Vicenza, perché la falda ha quel percorso. Questo è interessante da capire. Ecco, due comunicazioni giudiziarie inviate dal pretore ai dirigenti della RIMAR. Qui avete un'idea di come viene come si sviluppa l'inquinamento. Praticamente in rosso vedete dice Trissino, arriva a Montecchio, Altavilla, Sovizio, Creazio. Tutta quella zona è quella inquinata. Abbiamo valori di, tenete presente qui in milligrammi litro, di valori che sembrano non eccessivi, 4, 7, 10, ma sono milligrammi. Quando parleremo dei perfluoroalchilici parleremo di nanogrammi, quindi questi valori vanno moltiplicati per 1000 rispetto ai nanogrammi. Quindi sono valori elevatissimi che colpiscono tutta quest'area. E come era scritto prima, addirittura Sovizio e Creazzo portano l'acqua con le autobotti, cosa che analogamente era successa nell'area tra la provincia di Vicenza e di Padova nello stesso periodo per l'inquinamento da cromo. La stessa vallata, nello stesso modo, oggi è inquinata dai composti appunto perfluorati, questi composti alchilici perfluorati, questi PFAS. E perché è la stessa zona? Perché è la stessa azienda che nel frattempo ha cambiato nome. Questi composti, come è già stato spiegato, sono sostanze che entrano in un'infinità di prodotti di cui si è già parlato. Ma questo stabilimento ex RIMAR, che produce questi composti, non sto a darvi il dettaglio di come sono fatti, lì vedete le formule chimiche, ma ricordatevi, questo sia importante, che già nel 2010 un regolamento
dell'Unione Europea lo elencava come POP. I POPs sono i composti organici inquinanti persistenti. Quindi vuol dire che durano nel tempo. Infatti si dice queste sostanze sono composte dotate di elevata persistenza nell'ambiente e capacità di bioaccumulo. Tra le possibili diverse vie di assorbimento da parte dell'organismo umano, la via orale tramite consumo di acqua e di alimenti è la più significativa. Come già stato detto, il Ministero dell'Ambiente e l'Istituto Superiore di Sanità elencano questi composti come interferenti endocrini. Cosa significa? Che essendo interferenti endocrini ed essendo cumulabili, hanno un effetto gravissimo, perché piccolissime dosi, da qui il concetto di nanogrammi, che accumulandosi nell'organismo nel tempo, hanno effetto perché essendo in grado di interferire con quelli che sono i segnali chimici ormonali, ne alterano il funzionamento. E i segnali chimici ormonali funzionano per poche molecole alla volta. Quindi bastano poche molecole a determinare una interferenza, come mentre parliamo se ci fosse un forte rumore. Se c'è un forte rumore si fa fatica a parlare. Lo stesso effetto a livello chimico ce l'ha un interferente che interferisce con quei segnali che sono fondamentali per il corretto funzionamento dell'organismo. E qui avete l'esempio di come la stessa zona, quella in colore arancio, giallo-arancio dove è scritto NAD, del 77, si sovrappone a quella recente 2011, 2012, 2013 fino ad oggi in grigio, ma vedete che quella dei composti fluoroalchilici è molto più, ha un pennacchio molto più ampio e prosegue molto più in giù fino appunto alla provincia di Padova, cosa che non era successo per i composti del primo tipo di inquinamento. Chi è responsabile? Nel 64 sorge la RIMA, che vuol dire Ricerche Mazzotto. Nell'88 questa azienda viene acquisita da due società chimiche, la Mitsubishi e l'Eni, da cui il nome MIT-ENI, Mitsubishi e Eni insieme, da origine alla parola MIT-ENI. La MIT-ENI nel 96 viene completamente acquisita dalla Mitsubishi, che però nel 2009 la vende all'ICIG, cioè International Chemical Investor Group, che è un'azienda tedesca come produzione, con sede in Lussemburgo per non pagare le tasse, per non avere tipi di controlli, che al suo interno ha un'altra serie di strutture, tra le quali questa Wellchem, che è una all'interno delle scatole cinesi, delle multinazionali, ecco, una delle scatole di cui si compone questa ICG è la Wellchem, al cui interno troviamo la MIT-ENI. Quindi la MIT-ENI è derivata di questa multinazionale che ha come scopo proprio quello di produrre questi composti. E il trifluralin è stato l'antesignano all'epoca della RIMA che ha dato origine a tutta una chimica di fluorurati. Già nel 2004 l'EPA, cioè l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente americana, segnalava che in Italia il dottor Giovanni Costa dell'Università di Verona aveva descritto dei problemi nei lavoratori della MIT-ENI e metteva in evidenza che quindi questi composti creano problemi alla salute umana, e aggiungeva: la MIT-ENI è una compagnia italiana che produce FOA. I FOA sono portati negli Stati Uniti attraverso la MIT-ENI, e quindi negli Stati Uniti gli importatori portano questi composti, e è importante andare a verificare che tipo di effetti possono avere. Quindi era già ben noto nel 2004 le pericolosità. 2013 si mette in evidenza da parte del Ministero dell'Ambiente la presenza anomala di queste sostanze in vari bacini, compreso quello del Po, e
in particolare nella provincia di Vicenza, si chiede di intervenire. I valori, questa volta in nanogrammi, sono un'enormità e sono valori ben al di sopra di qualunque ragionevole limite introdotto in altri stati del mondo dove si è affrontata la questione. In particolare i depuratori, i famosi depuratori nati per risolvere i problemi delle concerie e quant'altro, si comportano come dei concentratori, perché come è stato spiegato prima, non sono depurati questi composti. Quindi dai depuratori escono quantità enormi. Quindi noi abbiamo quantità in grammi elevatissime che corrispondono in nanogrammi a delle quantità gigantesche, se volete, perché dovete sempre poi moltiplicare. Per passare da nanogrammi a grammi dovete passare per mille per avere i microgrammi, per ancora mille per avere i milligrammi e poi per mille per avere i grammi. Cioè dovete moltiplicare per un miliardo di volte. Questo per la tanta linea. Ora, qual è il flusso? Qui lo vedete, nelle zone in rosso si superano i valori ben di più di quanto qualunque norma abbia mai stabilito. Ma come vedete si arriva a superare il valore rosso fino alla foce del Brenta. Quindi l'inquinamento scorre e prosegue, come al solito, dalla zona di origine, in questo caso Tristino, fino al mare. In rosso vedete sempre le zone più inquinate, e siamo qui in queste zone. Qui avete un'idea di quali sono una serie di comuni nelle varie province dove abbiamo superamenti di valore di 100 nanogrammi per litro, quindi non i comuni inquinati, ma solo quelli che superano 100, e sono più di 20, quelli inquinati saranno un centinaio. E vedete che ogni giorno noi abbiamo valori trasportati dai corsi d'acqua e dalle falde che arrivano fino a valori di un chilo al giorno. Allora, un chilo vuol dire 10 alla 12 nanogrammi. Dovete moltiplicare per 1000 miliardi. Questo per darvi un'idea di qual è la quantità che arriva fino al mare. Questo è l'andamento dei valori massimi riscontrati nelle acque potabili del 2013 e vedete che sempre in nanogrammi siamo sul valore di migliaia di nanogrammi e la media comunque è sempre superiore a quei 500 nanogrammi indicati come valore limite, fermo restando che già come si è spiegato nel New Jersey si parla di 40 nanogrammi, non di 500. Quindi gli standard di qualità ambientale dovrebbero essere decisamente più bassi, sarebbe opportuno arrivare come propone il New Jersey, ma noi abbiamo valori che sono dell'ordine di, rispetto al New Jersey, 20 e passa volte, come media, non come valore massimo. Il sindaco di Sarajevo aveva vietato l'utilizzo alimentare per abbeverare gli animali 61 pozzi, però mi pare che poi questa ordinanza non so che esito abbia avuto, perché alla fine nessuno ha spiegato come si possa evitare di avere questo inquinamento. Quindi alla fine siamo di fronte alle grida mantoniane, perché se io dico non bere ma non hai altro approvvigionamento e gli animali non sanno cosa bere, alla fine o si trova un intervento o non serve niente. È già stato detto recentemente, l'ha riportato anche la Difesa del Popolo del 20 novembre, l'inquinamento ha raggiunto la catena alimentare e questo cosa vuol dire? Che se io ho l'inquinamento nell'acqua, l'acqua viene usata per irrigare i campi, l'acqua viene utilizzata per abbeverare gli animali, negli animali la sostanza si concentra, perché abbiamo detto che è un po'. Questa sostanza che si concentra la troverò sempre maggiore nel tempo. E questo vuol dire che le conseguenze più gravi le vedremo nei prossimi 10-20 anni, nei bambini soprattutto. Quando una sostanza chimica viene buttata nell'aria, nel suolo, nell'acqua, alla fine tutto si concentra.
concentra nella biomassa, cioè negli organismi viventi. E quando una sostanza come questa è dotata di bioaccumulo, passando dall'acqua all'erbivoro, all'erba, all'erbivoro, al carnivoro, abbiamo ogni volta un effetto di concentrazione 10 volte maggiore. Se la concentrazione nell'acqua è 50, sarà 500 nel tempo nelle piante, sarà 5000 negli animali erbivori e 50 o più mila negli animali carnivori. E se l'uomo fa da carnivoro, questo è il destino a cui andiamo incontro. Ecco qui la piramide, come vedete, erbe, erbivori. E la cosa peggiore sono i bambini, perché attraverso l'allattamento il bambino rischia di ricevere un forte inquinamento o già durante la gravidanza. Ora questo è drammatico, che si metta a repentaglio ciò che di più viene da dire sacro c'è nell'attività, nell'essere umano, cioè quello di riprodursi, di garantire una vita adeguata ai propri figli. E qui mettiamo in discussione questo, ed è gravissimo, eticamente inaccettabile. Ora tenete presente che noi stiamo parlando di FAS, ma nell'acqua delle nostre falde e dei nostri fiumi abbiamo enormi concentrazioni di pesticidi, molti dei quali ugualmente accumulabili e interferenti endocrini. Qual è l'effetto cocktail dei pesticidi più i FOA, FAS, più magari metalli pesanti come cromo e quant'altro? Perché questo sarà il problema delle nostre future generazioni. Ora, concludo dicendo soltanto due cose che sono importanti da ricordare. Quando parliamo di limiti, i limiti non sono valori oggettivi. I limiti sono sempre un compromesso tra la salute dei cittadini, il diritto dei cittadini all'ambiente da una parte, ma dall'altra gli interessi e i profitti delle imprese. Ora, come si mettono d'accordo questi interessi conflittuali? In base ai rapporti di forza. Se le multinazionali, grazie anche ad accordi internazionali, riescono ad essere più forti dei cittadini, rischiano sempre di perdere i cittadini. L'abbiamo visto nel tempo, come solo dopo aver misurato i morti, i valori sono stati ridotti. Ma per un composto che è interferente endocrino, l'unico valore accettabile dovrebbe essere zero, perché non c'è valore al di sotto del quale non ci siano effetti. Questo è il primo dato. Il secondo dato è che quando un composto, come in questo caso, si concentra lungo la catena alimentare, non conta la concentrazione dell'acqua o del cibo, ma la quantità totale che grazie all'acqua e al cibo si accumulerà nel corpo degli individui. Ora, il principio di precauzione impone alle autorità di valutare questo effetto, non di dire ma 50 nanogrammi è troppo poco, mettiamo 500, mettiamo 1000 o altro. Non è questo il discorso. Questi valori cosa diventeranno all'interno del corpo umano? Che effetti avranno nel tempo? Perché l'accumulo, i valori totali che contano, e contano i valori assoluti. Quante sono le tonnellate ogni anno che prima la Rimac e poi la Miteni butta nell'ambiente? Questi sono i dati da tenere presente. Concludo con un dato che riprenderà sicuramente Vincenzo Corti, il dottor Corbiano, e cioè che uno studio spagnolo ha messo in evidenza, lo dico non tanto per citare che poi magari Vincenzo tratterà la questione, ha messo in evidenza come facendo l'analisi del sangue si va a vedere dove vanno a finire questi composti, i diversi tipi di composti. Quindi ci sono organi bersaglio del FOA, del FOS, del DFH, eccetera, eccetera. Questi diversi luoghi bersaglio, è importante dirlo, sono completamente diversi dagli studi fatti sugli animali. L'EFSA, che è quella a cui si fa riferimento e che ha dei conflitti interni di interesse giganteschi, utilizza come riferimento i dati sull'animale anziché i dati noti sull'uomo. Perché dico un conflitto di interesse enorme? Perché dentro l'EFSA, come in altri organismi, anche quelli americani,
ci sono le cosiddette porte girevoli. Si entra come ex dirigenti di industrie chimiche e si diventa arbitri dell'inquinamento provocato dalle stesse industrie chimiche. Dopo un certo periodo si ritorna fuori e si ritorna a diventare dirigenti di quelle industrie chimiche. Queste porte girevoli spiegano perché, non solo nel caso di questi composti di cui stiamo parlando, i composti alchilici clorurati, ma anche di altri composti. Per esempio, recentemente la cosa analoga è successo col bisfenolo A, l'EFSA dice che non crea problemi. Guarda caso, anche in quell'occasione, l'EFSA ha analizzato il bersaglio che si è studiato su un sistema animale, ignorando che nell'uomo era completamente diverso. Io credo che noi avremmo diritto di avere dei veri controllori che non siano interessati a difendere gli interessi degli inquinatori, ma che debbano difendere gli interessi dei cittadini. E credo che su questo dovremmo muoverci per pretendere maggiori garanzie. Thank you.